È sempre singolare quando il nuovo incontra il vecchio. E in Lombardia queste due facce coesistono in perfetta armonia. Dalle pendici boschive ai grattacieli sconfinati, dalle pianure nebbiose alle metropoli cosmopolite, non c'è dubbio che la Lombardia rappresenti terreno di innovazione e fertilità. Lo avevano capito i romani quando stabilirono i loro accampamenti. Lo sapevano di certo i Longobardi, che hanno dato il nome a questa terra. E poi gli austriaci, tutti quei duchi, quei marchesi che nei secoli hanno portato nel cuore questa regione e i suoi abitanti. Ma in mezzo al proliferare del nuovo, là, dove un tempo sorgevano vecchie osterie accanto a sontuose ville, sulle sponde dei laghi, fra le Alpi o nei boschi, ecco che camminano e respirano esseri leggendari. Creature mostruose, come le chiamano nelle leggende, o un vero e proprio bestiario mitico, come avrebbero detto nel Medioevo. Sono decine e decine le voci che si rincorrono circa la presenza di mostri, di animali, belve. Se ne parla da secoli ormai, al punto da essere diventati quasi miti fondanti in certi casi. Pensiamo ad esempio a Chiavenna, un piccolo comune in provincia di Sondrio. Fra i misteri delle valli di quella zona è sicuramente celebre quello della serpe di Chiavenna. Secondo la leggenda, nell'antichità gli abitanti della valle vennero afflitti da un'invasione devastante di insetti. Cavallette, moscerini, ragni. I danni furono talmente ingenti che si pensò a un flagello o a un maleficio. La comunità, ridotta allo stremo, decise quindi di rivolgersi a un mago eremita che abitava da quelle parti. Quando arrivarono, senza che nessuno dicesse una parola, il vecchio domandò in modo enigmatico: «Avete visto una serpe bianca?» Nessuno rispose a una richiesta tanto assurda. L'uomo misterioso allora ordinò di preparare un grande falò quella sera stessa. Gli abitanti eseguirono e allo scoccare della mezzanotte, quando il fuoco crepitava, il mago arrivò a Chiavenna. Estrasse dal mantello una sorta di flauto e iniziò a suonare una melodia ipnotica. Ed ecco che lentamente un serpente iniziò a prendere forma fra le braci. Prima era rosso, poi arancione e infine divenne bianco. La creatura si librò nel cielo e inghiottì in pochi istanti tutti gli insetti. La comunità era finalmente libera. Ma quando il fuoco si spense, né il mago né la creatura erano più lì. Da quel giorno nessuno li ha più visti. Eppure se andate a Chiavenna, potrete vedere come molti dei portoni delle case più antiche abbiano l'effigie di un serpente ben salda al legno, simbolo di protezione e benevolenza. Creature di fuoco, come le arabe fenici, ma gli elementi, si sa, sono quattro, e non devono quindi sorprendere le storie che riguardano mostri dell'acqua. Molti di voi conosceranno il lago di Como, e forse ancor di più avranno sentito nominare il mito di Loch Ness. Ebbene, si dice che, come in Scozia, anche nelle acque dell'Ario viva tutt'oggi una creatura preistorica. Si dice che tanto tempo fa, un tale di nome Cherubino stesse pescando sulla sua barca in mezzo al lago. All'improvviso, qualcosa si attaccò all'amo. L'uomo cercò di pescare il pesce che finalmente aveva preso, ma la forza era troppo forte e qualcosa lo trascinò in acqua. Faceva freddo e sott'acqua era buio, ma Cherubino vide qualcosa fra il salmastro. Ne rimase terrorizzato. Fortunatamente riuscì a nuotare il più in fretta possibile e tornò a riva. Sconvolto, disse a tutti di aver visto un orrendo mostro, una creatura simile a un drago. E da quel giorno non fu l'unico. Ci sono dei documenti che attestano avvistamenti di questo misterioso essere anche in tempi molto recenti. L'ultimo risale ad esempio al 1962. Quattro sommozzatori si erano immersi per fare dei rilevamenti e sott'acqua raccontarono tutti di aver visto per un attimo una figura gigantesca nuotare sotto di loro e scomparire in un baleno verso il fondale. Tutto è nato dall'acqua, lo sappiamo, ma a volte è verso il cielo che bisogna guardare. Tanto tempo fa esisteva una creatura chiamata Panau. Era un rapace di dimensioni enormi ed estremamente pericoloso. Quando la notte calava, a volte,
Si poteva sentire un lugubre richiamo, accompagnato dallo sbattere delle ali. E quando accadeva, era meglio chiudersi in casa. Il Panao infatti si cibava di qualsiasi cosa trovasse. Scoiattoli, ratti, ma anche bambini. Ancora oggi, se parlate con qualche anziano, non farete fatica a trovare centinaia di storie di persone scomparse dopo quel richiamo. La Lombardia è una terra ricchissima di racconti simili, ma come in ogni luogo ne esistono ancora tantissimi. Se siete lombardi, raccontate le vostre leggende locali qui sotto nei commenti e rendete partecipi tutti noi del vostro patrimonio folcloristico. Diffondiamo tutti insieme le tradizioni italiane, perché spesso le suggestioni più spaventose si annidano a casa nostra.